Una riapertura che è costata 8 milioni di euro, quella della Nuova Edellandia, che dopo lunghi lavori di restauro ed ammodernamento, questa sera vedrà la sua inaugurazione. Un vero e proprio ritorno di fiamma per tutti i napoletani che l'hanno vissuta sin dal 1965 al 2011, data della chiusura. Parole di soddisfazione quelle della Presidente del Consiglio di Amministrazione della Mostra d'Oltremare, Donatella Chiodo. Sì, sono 3 anni che lavoriamo a questo evento, oggi possiamo dire con grande soddisfazione che ci siamo, così come nella precedente conferenza stampa abbiamo detto questa è la volta buona. Effettivamente oggi siamo qui e con soddisfazione questa volta mi potrò togliere il bracciale, ve lo faccio vedere, che mi hanno regalato i bambini dei dipendenti di Edellandia, che 3 anni fa, quando stavamo festeggiando il 50° anniversario di Edellandia con Edellandia chiusa, mi regalarono questo braccialetto dicendomi: Presidente, se lo tolga quando si riaprirà questa Edellandia e che quindi i loro genitori potessero ritornare a lavorare. In questi anni ho portato solo questo braccialetto per rispetto anche a questo dono che mi avevano fatto e sono contentissima di poter dare anche a loro questa soddisfazione oltre che alla città, perché veramente ci abbiamo lavorato duramente e da sempre. Nuove attrazioni, parco completamente rinnovato ed un nuovo sistema di pagamento d'ingresso che ha dei risvolti anche in ambito sociale. Ascoltiamo Gianluca Borzillo, amministratore unico di Edellandia. Sì, possiamo dire che ce l'abbiamo fatta. Ho detto più volte che in qualità di imprenditore sono molto soddisfatto, perché ovviamente, come molti sanno, sono entrato nella compagine a questa donazione di maggioranza solo il 24 agosto 2017 e oggi è un risultato importante dopo 9 mesi. Qualche numero sull'apertura, quante saranno le giostre attive e anche un po' di cronoprogramma? Sì, questa sera abbiamo ovviamente questo evento aperto anche al pubblico, abbiamo dovuto purtroppo sospendere i voucher perché siamo arrivati a 6.000 utenti, noi abbiamo una capienza di 5.000, quindi siamo dovuti fermare dopo sole poche ore. Le giostre nuove installate saranno tutte operative, stasera faremo assaggiare anche per 45 minuti, 50 minuti anche le attrazioni. Le giostre storiche sono un attimo in sospeso perché stiamo parlando con la commissione di vigilanza, un'ulteriore garanzia per la sicurezza ovviamente dei clienti, ma per il 2 agosto dovremmo sbloccare tutto praticamente. E per quanto riguarda invece domani l'apertura al pubblico, quanto costeranno i ticket, come funzionerà l'utilizzo del parco? Domani praticamente si inizia alle 9 del mattino fino alle 22, sabato e domenica invece chiuderemo alle 24, il ticket ha un costo di 2 euro simbolico, perché si viene subito convertito praticamente in 2 gettoni, quindi sostanzialmente l'accesso al parco è gratuito. Di questi 2 euro invece la cosa positiva è che il 10% va a Fondazione Santo Bono e il 5% va a UNICEF. Infine le parole del sindaco De Magistris, che ha tenuto a precisare anche l'importanza di riappropriazione di questo spazio per continuare a renderlo simbolo della nostra città. Sono davvero soddisfatto a nome mio personale, dell'amministrazione, ma credo dell'intera città, perché pochi luoghi a Napoli identificano il legame tra la famiglia e la città come l'Edellandia. Tantissime generazioni, compreso la mia, sono passate di qui. Provo soddisfazione, devo dire, molto anche per i lavoratori. Io, come sono entrato, ho ricordato l'immagine di molti anni fa, quando ci fu un'assemblea popolare improvvisata all'ingresso e la disperazione di questi lavoratori, lavoratrici, delle loro famiglie per la perdita di lavoro. Abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo, perché devo dire anni fa sembrava impensabile questo risultato. Ci sono state diverse traversie, momenti difficili, non sempre compagini societarie all'altezza. Negli ultimi mesi abbiamo visto competenza, energia, passione, quello che ci voleva, anche rischio imprenditoriale. L'amministrazione comunale ha fatto un lavoro enorme con tutti gli assessorati coinvolti, dal tema dei condoni, le autorizzazioni. Oggi apre, c'è ancora qualcosa da fare, ma è bello vederlo aperto e ancora con alcuni lavori in corso. Una bellissima giornata per Napoli, una bellissima giornata soprattutto per i bambini, non solo della nostra città, ma di tutti i bambini che da ogni parte del mondo vogliano venire in questo così antico parco dei divertimenti. Una bella giornata per Fuorigrotta, per questo quartiere che dopo lo zoo, la fattoria didattica e la mostra d'oltremare ed altro vede comunque
una riscossa importante tra mille problemi. Siamo davvero molto molto soddisfatti e grazie a tutti quelli che hanno contribuito, grazie a quelli che non hanno mollato, grazie a quelli che ci hanno creduto e grazie anche a noi che ci abbiamo creduto quando nessuno ci credeva e diceva che per Edellandia non ci sarebbe stato nessun futuro. Quando c'è passione, c'è volontà, c'è amore e c'è follia, nessun obiettivo è impossibile. Una enorme festa per noi napoletani, che ha per protagonisti grandi e piccini e che sicuramente ci regalerà ancora tante, tantissime sorprese. Edellandia, Henry! Grazie a tutti!